spesso capita che dopo mangiato si senta pesantezza, bruciore, gonfiore allo stomaco e digestione lenta. Oggi vi darò 3 consigli per prevenire e combattere i sintomi allo stomaco. Per poterli usare nel modo migliore bisogna capire prima come funziona lo stomaco. Lo stomaco è un recipiente che al suo interno contiene cellule e ghiandole adatte a elaborare gli alimenti. Il cibo passa attraverso l'esofago e arriva nello stomaco con la giusta temperatura. A questo punto le ghiandole secernono i succhi gastrici, in particolare acido cloridrico e pepsina, che scompongono il cibo e permettono l'assimilazione dei suoi nutrienti. Nello stomaco troviamo anche una fitta rete di vasi sanguigni e innervazioni nervose che coordinano le funzioni inibitorie, secretive e motorie. Per questo la secrezione dei succhi gastrici e la motilità dello stomaco sono direttamente influenzati dallo stress e dalle tensioni nervose. I problemi digestivi possono essere dovuti a un eccesso di secrezioni acide oppure a una loro carenza. L'ambiente dello stomaco deve essere acido per scomporre e digerire il cibo e favorire la sua assimilazione, ma non troppo né troppo poco. Se ci sono disturbi come reflusso gastrico, indigestione, gonfiore addominale, colite, problemi anche di pelle, può essere un segnale che l'acidità dello stomaco è alterata. Ecco quindi le 3 cose da fare per migliorare l'ambiente dello stomaco e la digestione in 3 minuti, agendo prima, durante e dopo i pasti. Prima dei pasti, 1 minuto per prendere un cucchiaio di aceto di mele in un goccio d'acqua, se siete a casa. Se siete fuori, per prendere 2 pastiglie di enzimi digestivi. Durante i pasti, 1 minuto per ricordarvi di mangiare con calma, masticare bene, non inghiottire aria, deglutire un boccone alla volta. Dopo i pasti, 1 minuto per prendere un digestivo a base di erbe amare, come facevano i vecchi tempi. Oggi potete prendere 1/4 di bicchiere di acqua con 25 gocce di tintura madre di genziana. Ricordate che lo stomaco non dà segnali fino a quando non si ammala, quindi vale la pena averne cura sempre, non aspettare che si arrabbi. Inoltre, quando si calma e vi passa il mal di stomaco, voi continuate ad averne cura, evitando le possibili cause che lo possono disturbare, che possono essere queste: cibo troppo grasso e pesante, perché sono gli oli che affaticano la digestione; cibi troppo diversi da loro, con combinazioni alimentari complicate da digerire; cibi con componenti industriali come coloranti, conservanti, insaporitori artificiali; eccesso di caffè, alcol, sigarette che irritano le pareti dello stomaco; intolleranze alimentari a qualche alimento come glutine, lattosio, lieviti, solanacee; oppure solamente mangiare troppo provoca difficoltà digestive. Bene, ora potete avere cura del vostro stomaco con pochi accorgimenti alimentari e dedicandogli 3 minuti ad ogni pasto. Naturalmente.